sarà un Pavia alla caccia di tre punti, quello che sfiderà domani pomeriggio in trasferta la Pro Patria. Per uno strano scherzo del calendario, l'incontro cade nuovamente il 17 gennaio, stessa data del match messo sotto accusa dalla Procura federale nel filone d'inchiesta denominato Dirty Soccer, per il quale gli azzurri rischiano la penalizzazione di un punto in classifica. Ben più grave la posizione dei Bustocchi, per i quali, se fosse confermato il meno 20 chiesto dagli organi federali, si spalancherebbero le porte della Serie D. È una gara che gli azzurri non possono permettersi di sbagliare per non concedere ulteriore vantaggio al duo di testa Alessandri Cittadella, avanti di 5 lunghezze rispetto ai pavesi. I Bustocchi stanno vivendo una stagione ampiamente negativa, caratterizzata dall'ultimo posto con soli 7 punti e una rosa praticamente rifatta da zero dopo il ripescaggio in Lega Pro ad inizio settembre. Eppure sono le classiche partite in cui la squadra favorita ha tutto da perdere. E in effetti le insidie non mancano nel match dello Sperone. Quando la squadra è guidata da Alessio Pala, atteso ex dell'incontro, i Tigrotti non sono più la squadra materasso ammirata per buona parte del girone di andata. E gli importanti rinforzi arrivati a gennaio, come l'ex attaccante atalantino Inácio Piá, indicano il radicale cambiamento di rotta voluto dalla società. Pala fa della difesa il proprio credo di gioco, con due pilastri come l'ex Cagliari Ferri e Zaro, che hanno concesso solo 7 reti nelle 10 partite guidate dal tecnico bergamasco. I ragazzi di Mister Brini, che dovrebbe proporre un 4-4-2 leggermente diverso rispetto al pareggio interno con la Feralpi Salò, dovranno quindi attaccare negli spazi concessi per cercare di abbattere il muro difensivo proposto dai bianco-blu. Mister Pala dovrà comunque fronteggiare le numerose assenze che riguarderanno un po' tutti i reparti, a cui va aggiunto Taino, squalificato. Non ci sono partite scontate, ci sono partite invece che vanno interpretate con quella determinazione e attenzione massima, e questo vale per tutte le squadre, non perché c'è la Pro Patria. La Pro Patria sta cercando in tutti i modi di venire fuori da questa situazione, perciò troveremo una squadra che lotterà su ogni pallone. La cosa importante, e l'ho detto anche domenica dopo la partita, è stata la disponibilità da parte loro a cambiare tipo di situazione, a cambiare lavoro. Devono credere in quello che fanno, perché la medicina è l'unica medicina che abbiamo oggi a disposizione. Non si può pensare che due squadre possano aver fatto qualcosa perché ci sono state delle scommesse in più rispetto al normale. Cioè, anche questo mi sembra un po' riduttivo e soprattutto penalizza magari le società serie.